Quando usiamo la porcellana fredda, spesso abbiamo bisogno della maizena, che io, come molti, metto in un calzino, che però a volte è scomodo da prendere, soprattutto da rabboccare. Ho pensato di fare una cosa. La faccio direttamente, con voi, quindi vediamo se riesce. Bottiglietta dell'acqua, di quelle piccoline, io la taglio, non tanto, profondo, il taglio deve essere di 2-3 cm dal collo. Uso un bicchierino per tagliarla, cerco di fare il possibile per farlo preciso, volendo si può anche segnare con un pennarello, ecco qua. E a questo punto, se è abbastanza regolare, la lascio, se no vado a aggiustarla con un paio di forbici, dove magari non è proprio regolare, non è una grossa importanza, ma va bene. Faccio in modo, qui tagliano un pochettino, può sbavare il calzino, quindi può creare problemi. Posso utilizzare o un accendino tipo questo, facendo molta attenzione per smussare quello che sono i bordi in questa maniera, oppure con un ferro, carta da forno, appena appena quel poco che basta per, come dire, scaldare e togliere ogni parte magari di piccole punte che ci possono essere, appunto della plastica, che potrebbero eventualmente smagliare il calzino. Mi accorgo che ce n'è ancora e quindi faccio qui carta da forno, così non rovino il ferro. Vedete? Faccio questo lavoro finché sono sicura che la mia plastica non lasci piccoli puntini che possano rovinare appunto il tutto. A questo punto io qui avevo dell'acqua, quindi naturalmente vado ad asciugare bene tutto per bene. Ok, mi raccomando, deve essere ben asciutta, questo è importante. E poi prendo il mio calzino. Allora, io un calzino l'avevo già un po' tagliato, ma è decisamente molto molto lungo, quindi inutile, ne basta veramente poco, anche perché poi cede, quindi ne taglio ancora un pezzo, le forbici, anche qui un po' di attenzione. Sì, anche qui potrebbero, come dire, smagliarsi, insomma. È un po' difficile, però possiamo farlo. Al limite, anche qua con molta attenzione si può fare questo lavoro, ma veramente molta attenzione, evitiamo danni. A questo punto prendo il mio calzino, posso decidere di metterlo e lasciarlo all'esterno e rivoltare il calzino e avere solo la parte che esce fuori, oppure io preferisco non avere tutto questo ingombro fuori e fare questo lavoro. A questo punto devo bloccarlo. Non basta solo la ghiera, ma io lo blocco, cioè solo il tappo, decisamente con un elastichino. Si potrebbe anche usare la stessa ghiera, si può togliere e inserire, ma diventa un po' più difficile. Quindi io faccio questo lavoro, prendo un elastico, adesso qui ne ho trovato uno enorme, quindi farò molti giri e faccio questo lavoro. Cerco con un po' di pazienza di fare questo lavoro, passo più volte, tanto il collo della bottiglia me lo permette, ha un bordo, quindi si blocca. Ecco qua. Vedete che rimane bello bloccato. Addirittura, volendo, potrei anche rivoltarlo, ripassare all'ingiù in questa maniera, ma non è un problema. E adesso devo mettere la maizena. La maizena io devo fare, o prendo un imbuto o me lo creo. Io qua la mia carta da forno la sfrutto. Creo un imbuto lasciando un po' il collo largo, ma adesso lo vado anche a tagliare. Pinzatrice di brutto, senza tanti complimenti, taglio il beccuccio in questa maniera. Non è male, magari
se avete un bicchiere o qualcosa, adesso questo è molto alto, quindi non va bene. Proviamo con questo, ecco qua. Io metto questo così non mi scappa e sto tranquilla. Prendo la mia maizena, un bel cucchiaio, mi metto comoda in modo da non creare danni e faccio così. Pian pianino faccio scendere tutta la mia maizena. Posso anche allargare un po' il buchetto, ma evitiamo, qui naturalmente i danni si fanno. Ok, prendo, ne prendo un po' per volta, se no veramente diventa caotico. Vediamo se riesce bene. Questo sarà poi veramente anche molto pratico quando io dovrò riempire di volta in volta il mio calzino senza doverlo snodare, creare problemi. Vediamo. Ok, adesso non sto a riempirlo tutto, ma il sistema è questo e a questo punto io chiudo. E ho poi il mio calzino per la maizena. Mi raccomando, riempitelo tutto perché adesso quando è così leggero non va neanche bene, è meglio che sia pieno. Però una volta riempito è anche molto pratico da usare e da prendere. Vediamo se riesco a riempirlo e vi farò vedere come viene. Ed ecco qua il mio calzino bello pieno. Questo il calzino che ho usato è decisamente addirittura con le maglie molto un po' aperte, quindi in questo caso forse è meglio addirittura usare un calzino doppio, dipende dal calzino che usate. Però la praticità di avere questo batuffolo pieno di maizena e usare è molto comodo, soprattutto quando dovete poi di nuovo riempire. Basta aprire e riempire. Il tutto è fatto.